Azzurri donate ad un gruppo di giovani immigrati ospiti a Coverciano, un modo per dire no al razzismo. La nostra inviata Donatella Scarnati. Hanno seguito dall'alto l'allenamento, poi sono scesi tutti in campo per salutare e abbracciare i calciatori della nazionale, da Balotelli ad El Shaarawy, da Buffon a Pirlo. Una foto ricordo e anche uno scambio di maglie a loro, quella azzurra, ai padroni di casa quella rossa. Espelli il razzismo dal calcio. Quando le cose vengono fatte in maniera spontanea e vengono accompagnate dal cuore e dai sentimenti. Il centro tecnico di Coverciano nella settimana contro il razzismo ospita una delegazione di ragazzi con tante storie da raccontare. Alcuni sono rifugiati politici, altri sono immigrati o figli di immigrati nati e cresciuti in Italia, dove studiano e nel tempo libero giocano a calcio. Ognuno è nato come il destino l'ha voluto, allora bisogna accettarci come siamo nati e costruire un paese meglio, un paese migliore. E credo che siano dei piccoli segnali che, se presi nel modo giusto, possano solo far migliorare i rapporti e la coesistenza, insomma, nella nostra società. Un segnale, l'ennesimo, contro ogni forma di discriminazione. Giovedì sera, prima dell'amichevole contro il Brasile a Ginevra, la Federcalcio farà portare in campo uno striscione e nelle prossime settimane sarà pronto il cortometraggio preparato con la comunità ebraica sulla visita della nazionale ad Auschwitz e Birkenau.